All'agriturismo Casa del Sole a Montelabate in provincia di Pesaro Urbino si è svolta la 14ª edizione dell'iniziativa Fagiolo Borlotto e Fagiolo Rosso, buoni, sani, nutritivi e funzionali, organizzata dalla CIA con il supporto della Camera di Commercio delle Marche. L'incontro si è aperto con i saluti istituzionali ed è proseguito con i relatori, la dottoressa Maria Teresa Leo e il professor Franco Canestrari, che hanno parlato dei valori nutrizionali dei fagioli e dell'importanza di questi prodotti. Ricchi di fibre e molto proteici, questi legumi sono arrivati in Europa nel 1500 e soprattutto in questo periodo sono richiestissimi. Elemento funzionale, un appuntamento che ci vedo ogni anno con la CIA, oggi a Montelabate, proprio per parlare del fagiolo. Fagiolo borlotto contro fagiolo rosso, fagiolo bianco, altri tipi di fagioli, ma chi più ne ha più ne metta, è un elemento che troviamo facilmente nelle nostre cucine, troviamo facilmente nei punti vendita e quindi perché no non parlare delle proprietà nutritive, parlare delle proprietà tecniche e anche degli sviluppi economici di questo tipo di prodotto. Camera di Commercio delle Marche in collaborazione della CIA per valori nutritivi e funzionali. Come è nata questa collaborazione? Ma è nata molto indietro nel tempo, sono anni che si fanno questi eventi. La Camera di Commercio è sempre presente in eventi che vengono organizzati in questo settore, soprattutto per lo sviluppo di prodotti che siano nutrizionalmente utili, funzionali, orientati molto alla salute del cittadino, ma che consentono al contempo di dare un ristoro economico più importante ai produttori. Il nostro consigliere camerale Gianfranco Santi, che è anche vicepresidente dell'azienda speciale Linea che si occupa della promozione, diciamo, dei prodotti agroalimentari, è sempre presente insieme alla Camera di Commercio e organizza questi eventi importanti, e noi speriamo che questo evento di oggi, come gli altri nel passato, sortiscano l'effetto voluto, cioè maggior conoscenza dei prodotti e maggior ristoro economico per gli imprenditori agricoli.